In questo file sono ripetute le cose del video precedente e in particolare si vede che se l'energia cinetica del sasso in partenza è maggiore dell'energia potenziale gravitazionale del sasso sempre al momento della partenza, quindi sulla superficie del pianeta, quindi se vince l'energia cinetica su quella gravitazionale, lo stato è slegato. Qui l'energia potenziale gravitazionale va messa in modulo per fare il confronto, altrimenti è negativa, quindi l'energia cinetica sarebbe sempre maggiore dell'energia gravitazionale. Per fare il confronto dobbiamo vedere il modulo dell'energia gravitazionale. Se invece l'energia cinetica perde rispetto all'energia gravitazionale in modulo, vuol dire che gli oggetti non hanno abbastanza velocità per allontanarsi all'infinito, quindi è uno stato legato, perché l'energia cinetica è troppo poca per scappare via all'infinito. E qua si ripete quello che si è detto prima, cioè l'energia cinetica, termine positivo, è disgregante o slegante, cerca di slegare il sistema, cioè di liberare l'oggetto dalla gravità del pianeta e di farlo fuggire a distanza infinita. L'energia potenziale gravitazionale invece, che è negativa, è il termine aggregante o legante, cioè cerca di legare il sistema, cioè cerca di mantenere l'oggetto nel campo di gravità del pianeta senza lasciarlo allontanare all'infinito. Il destino dell'oggetto, cioè sistema legato o slegato, se si allontanerà all'infinito oppure no, dipende da chi vince tra queste due opposte tendenze, cioè se vince l'energia cinetica al momento della partenza o se vince l'energia potenziale gravitazionale in modulo, cioè se è più intensa l'energia cinetica oppure quella potenziale gravitazionale. E si può dimostrare che i casi di traiettorie che si possono verificare sono questi. Se l'energia cinetica perde, vuol dire che l'oggetto parte troppo, cioè ha una bassa velocità, quindi parte troppo piano, oppure si muove troppo piano rispetto all'attrazione gravitazionale. L'energia meccanica quindi è negativa perché vince l'energia gravitazionale e allora l'orbita è un'orbita chiusa, quindi è un'ellisse, si può dimostrare che è sempre un'ellisse di cui il Sole occupa un fuoco. È un'orbita chiusa che non può allontanarsi all'infinito perché è uno stato legato, cioè l'oggetto, il sasso, per esempio una cometa potrebbe essere, può allontanarsi dal Sole, ma fino a un certo punto, non può allontanarsi a distanza infinita. Se invece vince l'energia cinetica, il termine disgregante, allora lo stato è uno stato libero, cioè uno stato slegato. In questo caso l'energia meccanica è positiva perché vince l'energia cinetica, si dimostra che la traiettoria è un'iperbole. Un'iperbole è una traiettoria aperta. Infatti non si richiude mai su se stessa e quindi vuol dire che se per esempio l'oggetto arriva da qui, si avvicina al Sole, ma poi prosegue e si allontanerà all'infinito. Quindi è uno stato aperto o stato libero. Tra gli stati aperti, cioè le iperboli, e gli stati chiusi, cioè le ellissi, c'è il caso intermedio. Il caso intermedio è la parabola. La parabola corrisponde al caso in cui l'energia cinetica e l'energia potenziale gravitazionale pareggiano. L'energia meccanica è zero perché questi due termini, positivo e negativo, si bilanciano e la parabola rappresenta appunto il caso limite, si chiama anche stato libero asintotico. La parabola è un'orbita aperta o chiusa allo stesso tempo, cioè si può vedere come la prima delle iperboli, quindi il primo stato libero aperto, oppure si può vedere come una ellisse che si chiude a distanza infinita, quindi un'ellisse di ampiezza infinita. In questo caso la parabola viene interpretata come l'ultimo degli stati chiusi, quindi l'ultima ellisse, l'ellisse di larghezza infinita. Infatti in questo disegno noi dobbiamo immaginare di prendere l'oggetto, lanciarlo con una velocità inizialmente piccola, allora se viene lanciato con una piccola velocità, descrive piccole ellissi, immaginare di lanciarlo invece lungo l'orbita con velocità sempre maggiori, le ellissi diventano sempre più ampie, dando velocità all'oggetto, finché l'ellisse diventa la parabola. Dando ancora più velocità, la parabola diventa un'iperbole sempre più ampia e quindi abbiamo tutta la famiglia delle iperboli. Si parte perciò dalla famiglia delle ellissi sempre più larghe all'aumentare dell'energia cinetica dell'oggetto. Queste ellissi diventano la parabola quando l'energia cinetica è uguale all'energia gravitazionale.
e poi dando ancora più velocità all'oggetto, la parabola diventa la famiglia delle iperboli, sempre più larghe, quindi stati liberi.